Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Tra i discepoli circolavano dei soprannomi per identificare i loro componenti. C'erano i fratelli Boanerges, Giovanni e Giacomo, i figli del tuono, chiamati così per via del loro temperamento. C'era l'Iscariota, Giuda, probabilmente in riferimento alle sue origini. Ma per Simone le cose sono diverse. Gesù gli dà un nuovo nome, in aramaico Kefa, in greco Petros, che significa roccia. Il nome per un giudeo indica la natura ed il destino di una persona, per cui qui Gesù gli sta indicando quello che dovrà compiere. Molti leggono questo passo come una sorta di investitura per Simone affinché diventi il direttore amministrativo dell'azienda Jesus & Brothers. Ed infatti in Vaticano c'è una bella statua d'oro a ricordare questo, dove San Pietro sta seduto su di un trono, con il piede talmente consumato dai baci dei fedeli da essere quasi irriconoscibile. Proviamo però meglio a leggere in che cosa consiste il lavoro che Gesù ha affidato a Pietro, insieme a tutti i futuri Pietro. Gesù dice infatti: «Su questa roccia edificherò la mia chiesa». Il verbo usato per indicare il costruire è oikodomeo, usato in riferimento agli edifici sacri. Questa parola però a sua volta viene da oikia, che significa casa. Gesù sta indicando la volontà di Dio di costruirsi una casa dove dimorare qui sulla terra, e come suo fondamento ha posto questa persona, o meglio, il ruolo che questa è chiamata a portare avanti con la sua vita. Ma come mai Dio, che è l'Onnipotente, ha bisogno di una casa? Con questo concetto intendiamo, come accade nel caso degli uomini, un rifugio dai pericoli del mondo adesso ostile? È chiaro che per Dio questo non funziona. Ma la casa non è un semplice bunker, ma il luogo dove si custodiscono e crescono i legami familiari. Nella creazione Dio ha creato una casa, il giardino dell'Eden, per offrire un ambiente che renda possibile la vita umana. Ma poi ci accorgiamo dal racconto che è anche il luogo dove lui si trovava, poiché è con l'uomo che Dio vuole stare. Il primo libro della Torah, che noi chiamiamo Genesi, contiene il racconto dell'origine, e in ebraico si chiama Bereshit, dalla prima parola che vi si incontra. A sua volta poi questa inizia con la lettera B, in ebraico Beth, che nella sua forma più antica si pronunciava Bait e si disegnava come una casetta. Questo perché la Genesi, ma tutta la Rivelazione, non è altro che il racconto della costruzione della casa comune in cui Dio e l'uomo avrebbero vissuto insieme. Se questo è il destino che accomuna tutto l'universo, per realizzarlo Gesù è iniziato dalla comunità che lui stesso ha formato, la prima chiesa. Questa parola infatti in greco si dice ecclesia e viene dal verbo ekkaleo, che significa chiamare da, convocare, radunare. Ecco allora come la chiesa è costituita dai legami intessuti dallo Spirito che ci uniscono tra noi non in modo generico, ma in modo da convergere sacramentalmente verso Cristo
attraverso tutta una serie di mediazioni, tra le quali spicca quella di Pietro e dei suoi successori.